È arrivata a Vasto la torcia della pace della Polizia Penitenziaria, state facendo il giro d'Italia, oggi questo passaggio tra Molise e Abruzzo è un momento importante anche per tenere sempre accese le luci sul vostro lavoro. Stamattina abbiamo preso la torcia dal grande amico qui, Lino, collega del Molise, referente Molise, io sono il referente per l'Abruzzo. La torcia della pace è un'idea che nasce a Milano, più precisamente nell'Istituto di Milano Opera, da parte del commissario Americo Fusco. L'intento è quello di far girarla, per cosa che sta facendo, per tutta la regione d'Italia. Oggi è arrivata in Abruzzo, noi la faremo girare per tutto l'Abruzzo, poi la cederemo ai colleghi delle Marche. L'iniziativa è quella di diffondere solidarietà, fraternanza, ed ecosostenibilità, perché la gira appunto con le biciclette. Il nostro è un lavoro molto, molto delicato, purtroppo che non si vede, ma purtroppo è un servizio che bisogna fare. La Polizia Penitenziaria negli ultimi anni sta attraversando non certo un bel momento. La speranza è che questa iniziativa arriva dove deve arrivare, affinché i nostri governanti, chi gestisce la Polizia Penitenziaria abbia un po' più di riguardo nei confronti di questo corpo che non sta attraversando un bel periodo. Nel passaggio in Molise, che riscontri avete avuto anche dalla popolazione che vi ha incontrato? Sinceramente siamo stati accolti veramente molto bene qua in Abruzzo, ma già pure in Molise, sia a Goglionese, abbiamo girato Castel Petroso, Madonna del Canneto, abbiamo trovato sempre accoglienza, veramente è stata una cosa molto emozionante. Quando è partita questa iniziativa, il messaggio di pace aveva un senso, oggi ne ha uno ancora più forte. Esatto, sì, visto il momento che stiamo attraversando, con la speranza che possa servire almeno a qualcosa, insomma, una piccola goccia in mezzo all'oceano, però è una speranza. Il Presidente ha aderito a questa iniziativa portando il suo saluto, la sua presenza. E qual è il senso di questa giornata, di questo appuntamento? Il senso è molto chiaro, purtroppo viviamo il tempo che viviamo, una situazione veramente difficile, inimmaginabile per generazioni come le nostre, che la guerra di un certo tipo l'hanno vissuta guardandola, leggendola dai libri o guardandola nei film di guerra. Abbiamo avuto, per la verità, nei Balcani un fenomeno che non ha le stesse origini di questo. Questo purtroppo è invece un esempio tipico di guerra di potere, di allargamento di confini, e quindi speriamo che tutti gli ammortizzatori della guerra che ci sono, possano avere gli effetti che gli ammortizzatori devono dare. Speriamo. Un messaggio anche per il corpo della Polizia Penitenziaria, che con il Tribunale ha uno stretto legame per via del lavoro. Anche loro vivono sempre dei momenti di difficoltà, però la sua presenza è anche un modo per dire noi ci siamo. Quello della Polizia Penitenziaria, solo chi fa il mestiere come il nostro o mestieri vicini al nostro può capire dell'importanza di un corpo come questo, che vive la situazione di difficoltà che è tipica delle strutture carcerarie. Ricordo quando ero ancora studente, mi colpì la frase di un saggio che diceva: carcerieri e carcerati, tutti detenuti? Punto interrogativo. Ecco, questo titolo di questo saggio fa capire quello che è il regime in cui si vive in quell'indispensabile istituzione che è il carcere. Indispensabile, ma che ha delle particolarità assolute, e la Polizia Penitenziaria svolge un ruolo fondamentale e decisivo per esso. Assessore Bosco, l'amministrazione comunale, attraverso la sua presenza, ha portato la vicinanza a questa iniziativa, un corpo che è prezioso per la vita della città. L'istituzione carcere è lontana forse geograficamente dal centro cittadino, ma non bisogna mai dimenticarsene. Certo, la presenza dell'amministrazione è appunto per attestare la vicinanza, l'apprezzamento rispetto al prezioso lavoro che fanno gli agenti, e per ringraziare questi cicloamatori che oggi hanno voluto, con il supporto dell'Avis, toccare i punti
cruciali della città, raggiungendo la chiesa di Santa Maria Maggiore, e affidare insomma a questa fiaccola un messaggio di pace quanto mai importante in questo momento storico delicato.